Documentazione obbligatoria che dovrebbe avere ogni macchina. Dovrebbe, perché poi quando giro per le fabbriche questa documentazione manca sempre. Allora, se sono prima del 21 settembre 1996, devono essere conformi all'allegato 5 dell'81-2008, che è il testo unico sulla sicurezza. Se sono dopo il 21 settembre 1996, nel senso di costruzione, devono essere marcate CE. In entrambi i casi devono avere il manuale di istruzioni. Il manuale di istruzioni deve essere in italiano, non è opinabile. Non è opinabile che la multinazionale americana, la lingua della multinazionale è l'inglese, quindi loro hanno tutti i manuali in inglese, li devono avere almeno bilingue. Perché non è solo interesse della proprietà e dei dirigenti di comprendere il manuale, ma anche di chi lavora, e chi lavora deve comprendere il manuale. Ogni tanto mi si obietta che chi lavora in questi posti è di tutte le parti del mondo e magari l'italiano non lo conosce meglio dell'inglese, ma deve essere comprensibile anche l'ente di controllo, deve essere comprensibile anche gli stakeholder della comunità. Quindi l'italiano è obbligatorio. Una cosa che si usa è averlo sia nella lingua ufficiale multinazionale sia in italiano, nessuno gli vieta di averlo bilingue, però l'italiano è obbligatorio. Istruzioni operative, spesso nei manuali non c'è scritto esattamente come si usa la macchina. C'è un capitolo che si chiama rischio residuo, che dice una macchina sicura al 100% non esiste, quindi dice tutti i rischi che lascia all'utilizzatore, in questo modo li rende palesi. Quindi c'è un capitoletto in cui dice: guarda, questa operazione di incorsamento, quando devo passare il tessuto tra le bobine la prima volta, si fa in due con organo in movimento, sei tu che ti devi gestire come farlo. Qui dovrebbe nascere una valutazione del rischio da parte di chi la usa, dovrebbe nascere un addestramento per chi la usa la macchina e dovrebbe esserci o un manuale di addestramento o un'istruzione operativa, cioè ogni posto che trovo ha un nome diverso, però il contenuto è un pezzo di carta dove spiega come si lavora, come si fa quell'operazione lì. Non si può fare per qualsiasi operazione della macchina perché diventerebbe non consultabile, non pratico, ma per le situazioni più pericolose dovrebbe essere obbligatorio. Non è scritto in modo così chiaro, o meglio, è scritto solo 81-2008, ma sulla direttiva macchina non c'è scritta questa istruzione. Le istruzioni operative non c'è sulla direttiva macchina. La direttiva macchina c'è scritto fa il manuale. Sulla direttiva macchina c'è scritto crea il materiale utile e necessario a formare gli operatori. Non c'è scritto crea le istruzioni operative. Le istruzioni operative 81-2008. E questo è un terreno di scontro tra costruttore e utilizzatore. Banalmente tutti i costruttori sono anche utilizzatori, però hanno un modo di vivere la fabbrica diverso. Il costruttore le macchine costruisce una alla volta e si avvicina a lavorare. L'utilizzatore ha tante macchine fisse a spazi ristretti. Sono modi diversi di vivere la fabbrica. Poi bisognerebbe avere la valutazione del rischio per ogni attrezzatura, per ogni macchina. E non l'ho mai visto succedere. Cioè, al massimo vedo l'elenco delle macchine, se siamo fortunati c'è la mansione e c'è qualche rischio elencato, ma non c'è un rischio fatto bene della macchina. Il rischio fatto bene della macchina dovrebbe seguire una norma che è la 1200, che dice veramente come si valuta il rischio della macchina. Invece quello che si trova in giro, dopo vi faccio vedere un esempio negativo, perché io gli esempi veri non posso troppo farli vedere perché come voi... è tutto un segreto, è un segreto di Pulcinella, però è tutto un segreto.